Ciao a tutti, ben ritrovati con me a Cucina con Luca. Rollè di tacchino in padella, facilissimo, vediamo subito gli ingredienti. Fesa di tacchino, che io acquisto in confezione famiglia, che solitamente ci faccio delle cotolette impanate, vengono molto bene, del tacchino alla griglia, però voglio farvi vedere che con queste fette qua, quindi la confezione famiglia, diciamo, della fesa di tacchino già tagliata a fette, possiamo farci benissimo un bel rollè di tacchino. Il ripieno: patata lessa 200 grammi, 200 grammi di broccoli lessi, però chiaramente ripieno potete mettere quello che più vi aggrada, però broccoli e patate stanno molto bene insieme. Un ovetto, parmigiano reggiano, uno spicchio d'aglio tritato e privato dell'anima indigesta, mezzo bicchiere di vino bianco. Allora, questa qui è l'acqua che io ho salato e sono andato a cuocere prima le patate e poi i broccoli, quindi è una specie di brodo. Userò questo per cuocere il nostro rollè di tacchino in padella, molto ricco di amido grazie alla patata, col gusto dei broccoli, quindi è un brodo, diciamo, di queste verdure qua. Sale fine, pepe e olio, basta. Pellicola e spago da cucina. Io direi di andare a vedere subito la preparazione, davvero golosissima, rimanete con me. Allora, iniziamo con la nostra pellicola, quindi inumidiamo un po' il nostro banco da lavoro in modo che la pellicola attacchi meglio e rimanga bene giù. Allora, adesso facciamo un primo passaggio qua, accavallandoci un po' di un 4-5 cm, in modo che abbiamo molto più spazio per il nostro rollè. Quindi anche qua, e voilà. Io la compro già a fette, quindi fesa di tacchino la si trova in tutti i supermercati, guardate un po' che belle fette. E quindi che cosa facciamo con queste belle fette? Andiamo a creare una fetta unica, no? E cerchiamo di sormontarle un po', quei 2 cm, in modo da riuscire a riempire bene, vedete? E quindi andare a formare una fetta piuttosto più ampia, appunto, perché dobbiamo fare un rollè, vedete? Dobbiamo solo trovare come stiano meglio. Qua ho una fettina più piccola, la metterò qua. E più o meno abbiamo formato un rettangolo. Adesso pellicola sopra e si batte. Le nostre fette di fesa di tacchino sono in mezzo a pellicola. Quindi pellicola sotto e pellicola sopra. Adesso ci divertiamo un po'. All'inizio piano, allarghiamo, così facendo si saldano le giunte, e dopo andiamo con un po' più di decisione. Ecco qua quanto ci siamo allargati, è diventato molto sottile, no? Quindi rimuoviamo la pellicola sopra. Adesso vedete, molto sottile. E possiamo andare, saliamo la carne dentro, quindi su tutta la superficie, ecco qua, molto bene, pepe, la nostra patata lessa, poi i broccoli, ma non tutti, adesso vi faccio vedere. Ne ho tenuti così 4-5 da mettere interi in mezzo, in modo che poi quando andiamo a tagliare il nostro rollè si veda e si capisca che ci sono appunto i broccoli. Qua andiamo a schiacciare molto bene tutto. Andiamo giù con il parmigiano, quindi bello saporito questo ripieno. L'aglio, ecco qua, e l'uovo.
E adesso giriamo ancora e il nostro ripieno è pronto. Ho assaggiato ancora, assaggiate, mi raccomando, importante. E un pizzico di sale lo vado ancora a mettere perché a me serve, ok? Anche due. E quando è buono, il nostro ripieno è pronto. Eccolo qua pronto. Piuttosto la consistenza così, né troppo morbida né troppo rigida, diciamo, no? Poi l'uovo tirerà e farà il suo compito. E quindi andiamo giù con il nostro ripieno. Andiamo a metterci i nostri broccoletti che abbiamo lasciati così qua, in modo che poi quando tagliamo avremo anche, si vedrà appunto anche i broccoli, no? Per la chiusura alziamo la pellicola di sotto e cerchiamo di superare e andare qua dove c'è l'altro lembo di carne, vedete? Poi abbassiamo qua, schiacciamo. Quindi la pellicola non serve solo per battere la carne, ma anche per avvolgere il nostro rollè, ok? Dopodiché continuiamo a girarlo e tiriamo fuori la pellicola, bello stretto. Poi chiudiamo a caramella. Ora si gira a destra e a sinistra, così. Dopodiché si fa questo movimento, ok? Fino a compattarlo bene. Guardate come gonfia, proprio perché si sta chiudendo bene. E dopo un po' di giri è bello compatto, guardate che bello. Meglio se riposa un'ora in frigorifero. Allora, una volta fatta la prima legatura longitudinale, adesso tagliamo qua, andiamo a fare tutte le altre legature. Quindi qua c'ho tutto lo spago, quanto ne voglio. E cosa facciamo? Andiamo qua a mettere il polso due volte. Quindi facciamo due giri, infiliamo dentro e tiriamo. Non è assolutamente difficile. E tiriamo così. E stringiamo. Ripetiamo l'operazione per tutto il nostro rollè di tacchino. Eccolo qua. Tiriamo, facciamo sempre combaciare qua la legatura e andiamo avanti. Padella calda dentro e facciamo rosolare la fiamma media a tutti i lati. Una volta rosolato su tutti i lati, sale ancora un po', pepe ancora un po' e attenzione, vino bianco. Facciamo evaporare e poi aggiungiamo un po' di questo brodo, come vi dicevo. Vino evaporato, ho abbassato al minimo la fiamma. Andiamo giù col nostro brodino. Ecco qua. Io lo metto tutto, tanto so che mi basta per i prossimi 45-50 minuti. Coperchio, fiamma bassa. 45-50 minuti, fuoco basso, ogni tanto mi raccomando con un cucchiaio o lo giriamo oppure con un cucchiaio lo andiamo a inumidire anche sopra durante questa cottura qua. Ed è pronto, guardate che carino, vedete? Questo qua l'ho già fatto raffreddare, ho tolto lo spago e quindi lo sto tagliando a fette perché questo qua è buono, tiepido, freddo. Guardate un po' che bel colore, ben cotto, umida la carne. Ed eccolo qua, rollè di tacchino con ripieno di broccoli e patate, davvero eccezionale. Questo qua è molto buono anche freddo, anzi, quasi quasi più buono freddo che caldo. Eccolo qua, guardate che bello. Mi raccomando, una volta avvolto nella pellicola,
fatelo riposare 1 o 2 ore in frigo. Io per farvelo vedere l'ho anche legato, però meglio che stazioni quel tempo lì in frigo, così si compatta di più. Beh, dopo circa 50 minuti, guardate che bello, io assaggio una bella fettina. Ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va e buon appetito! Ciao!